Ultimi giorni di mercato, chiusura venerdì prossimo 30 agosto a mezzanotte. Domani Sebastiani e Foggia saliranno a Milano. Le priorità, una prima punta e una mezzala a tutto campo. Per l'attacco l'obiettivo più caldo sembra essere Michele Marconi, legato all'Avellino da un altro anno di contratto a 320.000 euro netti. Il club irpino dovrà partecipare in maniera corposa. Il 35enne ex Pisa chiede un biennale, situazione in stand-by. Il Pescara aspetta una risposta da Riccardo Improta, esterno d'attacco. 31 anni ancora da compiere. Il giocatore è attenzionato anche dalla Catanzaro, che però non ha ancora affondato. Strada decisamente in salita per Luca Balzania in uscita dalla Cremonese. Il problema è legato all'ingaggio. Il centrocampista, già biancazzurro in B nel 2017-18, percepisce uno stipendio altissimo pari a 350.000 euro netti. Tra l'altro Balzania potrebbe tornare a Cesena. In uscita Merola resta un punto interrogativo. Intanto la squadra ha cominciato a preparare il match con la Torres in programma all'Adriatico domenica prossima alle 20.45. Ieri sera i sardi hanno liquidato in casa la Vis Pesaro con un perentorio 3-0. Assegno Antonelli, Fischnaller e Masala. Difficile il recupero di Pierozzi, che ha accusato un risentimento muscolare. A Terni per i biancazzurri esordio promettente, soprattutto un successo di inestimabile valore dopo le note difficoltà accusate in precampionato. L'opinione di Marco Sansovini, che tra le altre cose nel corso della trasmissione Solo Calcio ha ricordato il vicepresidente Claudio Di Giacomo, tragicamente scomparso giovedì scorso. Portare a casa appunto 3 punti da Terni, insomma, probabilmente non è da tutti, e anche come è avvenuto, con una certa maturità, certo, e un certo coraggio sicuramente, perciò speriamo che sia un buon viatico. Te l'aspettavi dopo un precampionato che non è stato brillante, anche se poi ha trovato la chiave in quella gara amichevole col Cerignola? Almeno dal punto di vista tattico abbiamo visto un'altra squadra rispetto ai precedenti test. Te l'aspettavi? Ma devo essere sincero, no, non mi aspettavo la vittoria, e quindi ben venga che di aver sbagliato, speriamo che non me la sento mai, quindi così si riesca a vincere molto spesso. Che penso di Vergani? Che qualcosa c'ha. Vedi? Però chiaramente poi però si rimane sempre potenzialità, sì, bravo. Poi il tempo passa, sì. Però la potenzialità poi rimane potenzialità. Per me ce l'ha, io prenderei Pettinari. Stefano è uno degli attaccanti che preferisco veramente per completezza. Sì, io sono d'accordo. Per me a tutto. Queste immagini mi offrono il destro per ricordare Claudio Di Giacomo, scomparso tragicamente nella giornata di giovedì scorso. Sì, io lo ricordo Claudio veramente con grande affetto, perché fu uno di quelli che mi accolse meglio di tutti e rimanevo sempre in contatto. Anche in questi anni siamo rimasti sporadicamente, ma comunque in contatto, una persona gentile, garbata, di cuore, e ha dato, magari rimaniamo un pochino più nell'ombra, però ha dato veramente tanto. In un periodo non facile, in un periodo anzi difficilissimo, noi non c'avevamo niente, non avevamo veramente niente, e lui è stata una persona, forse quello che ci è stato più vicino di tutti quanti, sì.